Benvenuti ad Economia Dialoghi sull'impresa, la finestra informativa di Confindustria Chieti Pescara in collaborazione con Rete 8. Oggi parliamo di marketing che crea valore, sia esso marketing aziendale che marketing istituzionale o associativo. In questa categoria ritroviamo ad esempio realtà come Confindustria e Confindustria Chieti Pescara. Sono tutte tipologie di marketing comunque accomunate dalla capacità di coinvolgere e di creare sinergie, reti tra imprese e persone, un elemento indispensabile soprattutto in un momento come questo che attraversiamo, in cui la ripresa è a portata di mano e ha bisogno di tante risorse, soprattutto di capitale umano e di conoscenze. Di questo parliamo con gli ospiti di Confindustria Chieti Pescara che sto per presentarvi. In collegamento do il benvenuto ad Alberto Marenghi, vicepresidente di Confindustria con delega all'organizzazione, allo sviluppo e al marketing associativo. Buonasera. Buonasera. In studio abbiamo Umberto Sgambati, vicepresidente vicario di Confindustria Chieti Pescara e AD di Proger S.p.A. Buonasera. Buonasera. E ancora un esperto, Massimo Pomiglio, AD di Pomiglio Bloom. Buonasera. Buonasera. Con queste premesse parte la nostra puntata. Prima domanda d'obbligo al vicepresidente Marenghi in collegamento, al quale desidero chiedere qual è lo stato dell'arte e come si pone Confindustria, la più importante ed estesa associazione di aziende, in termini di marketing associativo. Quali sono le sfide, come sta reagendo e quali sono i progetti? Prego, a lei la parola. L'anno scorso il presidente Bonomi mi chiese di occuparmi della delega dell'organizzazione e del marketing e dello sviluppo associativo. Ho accettato molto volentieri, e anche perché mi dà la possibilità di toccare anche con mano qual è il grado di sviluppo e di marketing delle nostre associazioni sul territorio. E stiamo vivendo una fase molto difficile. Speriamo veramente che la fase più acuta di questa pandemia sia passata e oggi c'è da guardare a un domani che ci auguriamo tutti possa rimetterci nelle condizioni di poter lavorare e di creare valore. E devo dirvi che ho guardato con grande interesse i numeri dei nostri associati a livello nazionale e devo dirvi che durante la pandemia sono aumentati il numero di associati alle nostre associazioni. Parliamo di centinaia di aziende e questo mi ha fatto molto riflettere, ma ho capito da subito che l'aumento degli associati in un momento come quello è dovuto perché l'associato, anzi l'azienda che vuole entrare in associazione, è perché cerca nell'associazione di avere un punto di riferimento, un riferimento sul territorio o sulla categoria, un riferimento proprio nei momenti nel quale non si avevano certezze e si avevano molte domande. Ed è prendendo proprio spunto da questi numeri che ho pensato a un nuovo piano di sviluppo e marketing per le nostre associazioni, che ha tre punti cardine: lo sviluppo, ovvero far aumentare il numero delle aziende nostre associate; il consolidamento, perché dobbiamo continuare a parlare ai nostri associati di oggi, offrendogli nuove opportunità per fare business, per internazionalizzarsi, per cercare di continuare a far crescere le loro imprese, e tutto questo con un rafforzamento del posizionamento istituzionale di Confindustria. Anche perché se aumentano i soci, aumenta il valore e aumenta anche il valore di Confindustria a livello nazionale. Grazie, grazie vicepresidente Marenghi. Adesso vengo qui in studio e passo la parola a Sgambati, che ha una visione molto allargata, avendo la Proger sedi in più parti del mondo, ha il polso anche della situazione per quanto concerne la capacità di interagire con questi fattori culturali, quanto è possibile farlo e come ci si rapporta
rapporta con appunto il capitale umano in un momento come questo a livello internazionale. Prego, Vicepresidente Scambati. Ma io inizierei con un acronimo che è ESG, e quindi la E di Environmental, la S di Sostenibilità, Sustainability, e la G di Governance, e quindi dell'insieme delle regole, dell'organizzazione, delle logiche con cui un'azienda si muove. Sono tre lettere che oggi appunto costituiscono un acronimo che va molto di moda e che tutti utilizzano per rappresentare le necessità, gli indirizzi, le esigenze delle aziende che si muovono nel territorio e che anche a livello internazionale, anzi soprattutto a livello internazionale, rappresentano un punto di riferimento. E direi fuori di retorica che si tratta proprio di principi e di criteri che devono indirizzare l'agire, l'operare di un'azienda che si muove nel territorio, qualunque esso sia. Quindi la cultura, le necessità e i bisogni del territorio, la conoscenza del territorio proprio per muoversi in maniera adeguata, omogenea e nel rispetto di quelle che sono le regole e codici che è assolutamente indispensabile conoscere appunto per rispettarli. Sullo sfondo vedo che c'è il video di un nostro progetto fatto in Congo, è un progetto che nasce per utilizzare le rinnovabili e l'acqua, l'estrazione di acqua, e poi c'è un progetto di formazione e di cultura della popolazione locale alle tecniche più nuove dell'agricoltura. Sono evidentemente è un progetto che nasce basato sulla conoscenza di quelle che sono le esigenze, le necessità locali e che porta della tecnologia, un'innovazione, ma soprattutto un approccio culturale nuovo, molto apprezzato dal territorio e che sta facendo nascere una serie di iniziative analoghe che portano nelle piccole comunità, nei villaggi del territorio una nuova ricchezza, ma soprattutto un nuovo approccio. Questi sono, credo, gli elementi fondamentali da utilizzare proprio come parametri informatori per muoversi nei territori in cui si va a operare, ovviamente a partire dal nostro, dal territorio in cui abbiamo le nostre radici, la nostra cultura. Grazie Vicepresidente. Adesso passo la parola all'esperto di settore e abbiamo il dottor Pomiglio che rappresenta una realtà storica di Pescara, è un leader di settore a livello europeo e mondiale, la Pomiglio Bloom. E voglio chiedere al dottor Pomiglio esattamente qual è lo stato dell'arte. Come interpreta il ruolo del valore attribuito ad un qualsiasi progetto? Qual è la sua realtà? E appunto una narrazione di Pomiglio Bloom di tutto quello che riesce a fare e a tradurre. Prego. Grazie. Parto proprio dalle origini, perché tutto ha avuto inizio nella Pineta d'Annunziana. Ci fa piacere pensare che mio nonno, fondatore dell'Aurum, ebbe questa amicizia speciale con Gabriele D'Annunzio, che potremmo definire il primo copywriter ante litteram, colui che poi diede il nome al liquore e scrisse delle poesie che di fatto erano la prima pubblicità di quell'epoca. Da questa origine un po' romantica, mio padre Oscar e Gabriele avviarono la prima agenzia di marketing d'Abruzzo, una diciamo realtà abbastanza strana per un panorama regionale un po' lontano dalle dinamiche industriali del, come si diceva una volta, della Milano da bere, in una area periferica. E con il logo del rinoceronte che tuttora noi portiamo avanti dall'iniziale agenzia Pomiglio Idee, ebbero particolare successo e ebbero la fortuna di lavorare per aziende importanti del territorio, tra cui ad esempio la De Cecco, la Cantina Tollo, realtà con cui insieme costruirono le prime teorie del marketing regionale, visto che erano aziende anche all'epoca poco strutturate. Da questa diciamo storia antica
i passi sono stati notevoli. Oggi la Pomiglio Bloom si interessa di comunicazione istituzionale. Siamo particolarmente lontani da quell'epoca e da quella struttura organizzativa. Io ricordo, diciamo, nei tempi migliori si sfioravano circa 20 collaboratori. Oggi siamo 150, abbiamo oltre il quartier generale di Pescara una sede in Spagna, una sede a Bruxelles, una sede nei Balcani occidentali, e abbiamo appena inaugurato un branch office, una filiale a Washington negli Stati Uniti, proprio per cogliere le opportunità di mercato della pubblica amministrazione americana e istituzionale. Chiaramente il mercato di allora e di oggi è totalmente differente, sia per, come dire, per lo tsunami digitale che ha coinvolto un po' tutto il comparto, sia perché ci siamo orientati in questa che una volta era una nicchia della comunicazione istituzionale. Grazie mille. Abbiamo visto, mentre lei parlava, delle bellissime immagini che raccontano questa realtà così complessa. La comunicazione istituzionale, penso, immagino, sia particolarmente tecnica e richieda un supplemento di capacità di trattare i vari argomenti. Me lo conferma? Assolutamente. E diciamo, occorre anche molta flessibilità. Che è una dote che non ci manca, ci piace, come dire, buttarci nelle avventure. Recentemente una grossa società di consulenza, la Pricewaterhouse, ha studiato il nostro caso aziendale, come realizzare la catena del valore all'interno dell'azienda, e ha avuto quasi difficoltà a mapparci con delle strutture solite delle aziende internazionali per questa dote, tutto sommato, di potersi trasformare e navigare in un panorama che è in continuo cambiamento. Ottimo, grazie mille per questa ulteriore spiegazione. E vicepresidente Marenghi in collegamento, e passo la parola a lei. Abbiamo visto degli esempi notevoli che riguardano l'Abruzzo, però sappiamo che sono esempi, per fortuna, sempre più diffusi. E sappiamo, ad esempio, che Confindustria ha avviato un progetto per le imprese molto interessante. A gennaio avete lanciato Fatti per le Imprese. Ci parli di questa iniziativa, prego. Sì, proprio a gennaio abbiamo lanciato questa campagna, Fatti per le Imprese. Abbiamo realizzato 17 video pillole con 17 testimonial, 17 imprenditori e imprenditrici che ogni giorno lavorano e contribuiscono a fare grande il nostro paese. Siamo andati a fare questi video direttamente nelle loro fabbriche, direttamente nei loro uffici, e mi ha fatto molto piacere che si siano messi a disposizione. Sono di settori diversi, di regioni diverse, ma tutti hanno parlato e raccontato quello che significa Confindustria per loro, quello che l'associazione gli ha potuto garantire nei mesi della difficoltà, come sono riusciti a allargarsi, a crescere. E abbiamo anche fatto sì che queste videopillole avessero anche dei temi specifici. Abbiamo parlato dello stralcio dell'IRAP, abbiamo parlato di importanti temi nel quale Confindustria ha cercato di portare avanti gli interessi delle imprese. È stata veramente una campagna nuova e mi auguro veramente di poterla presto ripetere, perché ho capito che c'è volontà e interesse da parte dei nostri associati di mettersi in gioco ed essere loro i primi testimonial di come sia importante associarsi a Confindustria. Vicepresidente, ci vuole raccontare qualche aneddoto, qualche storia particolare emersa durante queste interviste? Certo, volentieri. Come state vedendo, oltre a imprenditori che non hanno cariche nel sistema, abbiamo anche chiesto a imprenditori che hanno cariche, ai vicepresidenti di Confindustria, di poter portare la loro testimonianza.
e l'abbiamo fatto, come vi ricordavo prima, su alcuni temi specifici. Uno di questi, tra i più importanti, esempio, è stato tutta la parte relativa agli energivori, che ovviamente nel nostro paese il costo dell'energia è un costo sugli oneri passanti ancora oggi molto discriminante rispetto a quello che sono i nostri partner europei, e Confindustria da sempre si batte affinché questo differenziale non ci sia più. Abbiamo parlato anche dello stralcio dell'IRAP, abbiamo parlato di internazionalizzazione, abbiamo parlato di export, abbiamo parlato anche di come le imprese siano state in grado di superare questo momento della pandemia, mettendo al sicuro luoghi di lavoro e facendo sì che tutto potesse svolgersi nel migliore dei modi. Grazie per questo ulteriore contributo. Vicepresidente Sgambati, abbiamo ascoltato appunto che c'è grande attenzione ad ascoltare, scusatemi il gioco di parole, la ridondanza, però l'ascolto attivo, tema di cui ci siamo occupati in un recentissimo passato, diventa centrale, diventa importante, ascoltare le aziende, ascoltare gli imprenditori. In tal senso leggo che Confindustria Chieti Pescara ha ricevuto da Confindustria Nazionale il premio Brand Ambassador 2020. Ci racconti come tutto questo a livello di tessuto territoriale si concretizza? Beh, innanzitutto c'è da dire che il premio Brand Ambassador 2020 ci è stato consegnato proprio dal vicepresidente Marenghi, quindi un'occasione particolare questa. Come si concretizza? Il ruolo di Confindustria in relazione al tema del marketing è un ruolo particolare, perché se fino a quando parliamo d'azienda è evidente l'interesse e la volontà dell'azienda di promuovere se stessa, in qualche modo di trasmettere i propri ideali, i propri valori, è evidente che quando cominciamo a ragionare invece di Confindustria e quindi di un soggetto che per definizione è a servizio e a supporto dell'azienda e del loro sviluppo, il tema cambia. Bisogna avere la capacità appunto di drenare dal territorio delle aziende quelle che sono necessità, quelle che sono istanze, e poi di amplificarle e di trasmetterle all'interno di un progetto che è un progetto di sistema, un progetto di territorio. Il Confindustria Chieti Pescara si distingue sicuramente non tanto per le dimensioni, ma evidentemente per la capacità della sua squadra di ottenere i risultati. Quello che abbiamo appena ricordato è un risultato recente, ma la storia di Confindustria Chieti Pescara è una storia vincente in questo senso. È una struttura che lavora particolarmente bene, proprio perché è particolarmente capace e attenta nell'ascolto del territorio. Non basta però ascoltare, bisogna poi costruire, bisogna mettere a sistema tutte queste necessità, queste istanze, e porle poi all'interno di un progetto di sviluppo del territorio che deve evidentemente rispettare e prestare particolare attenzione a quelli che sono i valori e le idee del territorio. Ecco, questo è un programma, un progetto che Confindustria Chieti Pescara sta portando avanti molto bene sotto la guida del suo presidente Silvano Pagliuca e della sua squadra, del suo direttore, ed è un progetto che sicuramente ci consentirà nel prossimo futuro di crescere ulteriormente. Non penso tanto e solo ad altri premi, ma soprattutto ai risultati che le aziende del territorio riusciranno a cogliere se riusciremo a giocare in squadra in maniera sistematica. E questa è proprio l'idea da cui parte Confindustria. Vedevo l'immagine stilizzata dell'Aquila che rappresenta Confindustria, che è un progetto di design particolarmente bello, interessante di Antonio Romano. Ricordo che la stilizzazione di un progetto che è nato più o meno un secolo fa e che vedeva proprio un'aquila, e quindi il simbolo di qualcosa che vola alto e dall'alto individua i suoi obiettivi e domina comunque l'orizzonte, e poi ai piedi dell'aquila, oggi è più stilizzato e meno evidente, c'era un ingranaggio, e con un ingranaggio con i suoi elementi geometrici, proprio a significare che questa aquila poggia su quella che è l'economia solida, reale
della macchina, dell'azienda, dell'impresa. Ecco, un'immagine molto bella che credo che rappresenti proprio il senso, la logica e il progetto di Confindustria. Grazie Sgambati. Vado dal dottor Pomiglio. Abbiamo parlato in questi minuti che scorrono velocemente e piacevolmente di tanti aspetti. Abbiamo parlato nell'introduzione della capacità di fare marketing anche associato a valori diversi, non solo ai prodotti, quindi marketing associativo e istituzionale. Come si comunica la pubblica amministrazione e che cosa cambia quando bisogna promuovere valori e non solo prodotti? Prego. Sì, potremmo dire che noi del marketing tradizionale, quello che vende prodotti e servizi, conosciamo quasi tutto, è stato teorizzato in lungo e in largo. Al contrario, il marketing dei valori, quello che a noi capita spesso cimentarci su questo ambito, riguarda soprattutto il dialogo tra istituzioni e cittadini, c'è molto meno materiale, molto meno teorie, molto più esperienziale, cosa che per noi è anche una sfida molto accattivante, che ci coinvolge nella vita lavorativa di ogni giorno. Noi ad esempio, giusto per dare qualche concretezza a queste parole, stiamo in questi giorni progettando alcune campagne, tra cui una commissionata da DigiJust, Direttorato Generale, una sorta di ministero europeo che si occupa di diritti, e riguarderà una campagna contro gli stereotipi di genere. Anziché ad esempio nei Balcani occidentali abbiamo un problema di come in qualche modo vendere i valori europei come istituzione a queste sei nazioni, dove l'Europa è uno dei donors, dei contribuenti, dei benefattori principali di quest'area, ma al contrario non viene vissuto come il più influente rispetto magari agli americani e ai russi. Insomma, è un sistema di vendere dei valori, far percepire dei valori. E come dicevo, su questo non c'è molto materiale teorico, anzi posso citarvi un'esperienza diretta. Noi avemmo l'occasione di ospitare il professor Philip Kotler, che è considerato il massimo teorico del marketing tradizionale americano, quello che ha scritto dei libri che sono considerati la Bibbia del marketing, adottati in molte università di settore, a cui rivolgemmo esattamente questa domanda, e lui ci disse: sì, in effetti sul marketing dei valori non c'è uno studio particolarmente approfondito. E di nuovo per questo che come azienda, oltre a piacerci la sfida di avventurarci in una dimensione poco conosciuta, abbiamo voluto anche investire in prima persona, quindi sia con ad esempio dei forum con esperti di settore, sia con premi artistici, perché consideriamo che gli artisti, i giovani artisti soprattutto a livello internazionale, sono quelli che ci aiutano a immaginare degli scenari che solo molto più tardi vengono raccolti dalla società e dalla comunità, ma soprattutto con un nostro laboratorio che si chiama Communication Intelligence Accelerator, che è stato costituito in collaborazione con l'Università di Bologna, dove ci sono dei nostri sociologi, dei semiologi, cioè dei professionisti che si occupano del significato dei segni insieme a statistici, e con delle attrezzature anche a livello tecnologico che possono supportare questo tipo di analisi, come ad esempio l'eye tracking, cioè mappare cosa i sensi, in particolare in questo caso la vista, raccolgono sotto la sollecitazione di un messaggio, e come questo viene tradotto e rapportato alla mente. Quindi diciamo un sistema particolarmente evoluto, complesso e destrutturato.
faccio notare come l'acronimo di questo laboratorio è CIA. Non so se sia un caso, ma mi sembra particolarmente indovinato. Sì, è azzeccato perché investigano, quindi ha un po' il senso della dimensione nuova e di scoperta. Molto stimolante questa pillola sul neuromarketing, interessantissimo. Vicepresidente Marenghi in collegamento, passo a lei la parola perché so che stiamo per chiudere e quindi lei ci vuole dare una bella notizia che in qualche modo anticipo, riguarda le fabbriche di comunità, e lascio a lei gli ultimi minuti per darci questa buona nuova. Prego. Grazie. Sì, vi anticipo che domani mattina a Roma alle 11 alla presenza del presidente Carlo Bonomi e del ministro Speranza e del generale Figliuolo verrà inaugurato l'hub dei vaccini di Confindustria nel nostro auditorium a Roma in Viale dell'Astronomia. Il presidente Bonomi ha deciso di dare la disponibilità del nostro auditorium alla città di Roma, all'ASL della Regione Lazio, come un grande gesto, un grande significato. Confindustria è da molti anni nella sua sede a Roma, dagli anni 70, e in un momento come questo Confindustria ha voluto dare la propria disponibilità per la creazione di questo hub vaccinale nell'auditorium. Un hub vaccinale importante, che avrà vaccini, un numero di vaccini, potrà garantire ogni giorno un numero di vaccini importante. E questo segue quello che il presidente Bonomi fece qualche mese fa, quando lanciò appunto la campagna delle fabbriche di comunità, nel quale 7.300 imprese, di cui il 15% non iscritte a Confindustria, diedero da subito la disponibilità delle proprie fabbriche come luoghi per potersi vaccinare. So che in queste 7.300 adesioni ci sono state anche molte imprese dell'Abruzzo, molte imprese di Chieti, e questo ci tenevo a dirlo anche perché ho ascoltato con grande interesse quello che diceva prima il vicepresidente Sgambatti. La territoriale, l'associazione industriali di Chieti Pescara è da sempre vicina al mondo di Confindustria, porta avanti sempre temi innovativi, e mi ha fatto molto piacere vedere che in queste 7.300 imprese ci fossero molte imprese di Chieti di Pescara, appunto perché sta a significare la vicinanza e soprattutto la sensibilità che gli imprenditori hanno nel dare la propria disponibilità e quella dei propri spazi affinché si possano vaccinare più persone possibili. Grazie ancora. No, grazie a lei per questa bella notizia con la quale ci congediamo. Vicepresidente Sgambatti, è stata chiamata in causa Confindustria Chieti Pescara, quindi lascio a lei una battuta conclusiva di risposta. Prego. Ma la battuta conclusiva potrebbe essere che stiamo crescendo, la derivata è positiva, abbiamo fatto dei passi importanti in avanti in quest'ultimo periodo, ma i prossimi saranno ancora più importanti, quindi ci ripromettiamo di avere un ruolo sempre più da protagonisti nella convinzione di lavorare all'interno di un sistema, di una squadra che è sicuramente la migliore del campionato. Grazie mille per queste considerazioni. Ovviamente ringrazio i telespettatori per averci seguito, gli ospiti per i preziosi contributi, gli ospiti di Confindustria Chieti Pescara, Alberto Marenghi in collegamento, Umberto Sgambatti in studio e Massimo Pomiglio. Ovviamente ringrazio l'attenta regia di Andrea Di Fabio. Appuntamento lunedì prossimo alle 21.30.